Fratelli carissimi, buongiorno. È un buongiorno perché è un altro giorno, un altro passo sulla via che ci conduce alla Pasqua. E la Pasqua che cos'è? Come possiamo oggi prepararci alla Pasqua? Come possiamo oggi fare questo passo in più? Sapendo che Gesù è io sono. Che Gesù è io sono dove c'è la morte. Che Gesù è Dio. Che Gesù è il figlio di Dio. Che Gesù è una sola cosa con il Padre, che ha la stessa identica volontà del Padre. Qual è la volontà del Padre? Che nessuno sia perduto, che tutti si salvino per mezzo del suo Figlio. Noi questo non l'abbiamo creduto, noi abbiamo scelto Barabba costantemente, perché per noi l'essere è Barabba, cioè difendere il mio essere, colui che difende il mio essere, lo spirito vendicatore, lo spirito giustiziere, lo spirito rivoluzionario, lo spirito che denuncia, lo spirito che si indigna, lo spirito che... Ma questo lo fai con tua suocera, non devi andare in piazza a protestare per il salario, no, no, tu lo fai con tua suocera, lo fai con tuo marito, lo fai con tua moglie, lo facciamo con le persone che sanno, lo faccio io con le persone che sanno con me nella missione, lo fai con i tuoi figli, lo fai con i tuoi genitori, lo fai con tuo fidanzato, con tua fidanzata, con chiunque. Non importa che tu sia sposato, puoi essere una persona celibe o nubile, e stando lì difendendo Barabba, 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 sempre lì, Barabba è l'arma che tu hai nel corpo, che tu hai nel cuore, che tu hai negli occhi, nelle parole, con le quali uccidi chi ti fa del male. Non hai vita, non credi che io sono, non credi che il servo di Yahweh, non credi che colui il quale si è lasciato crocifiggere, si è lasciato sputare, si è lasciato insultare, si è lasciato, ha lasciato che gli togliessero tutto, l'onore, il vestito, tutto, 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 l'ultimo, 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 come un agnello muto, lì, pronto a essere sgozzato, l'agnello, l'agnello di Dio. No, quello non è io sono, quello non può essere io sono, perché la Chiesa predica questo. La Chiesa, se predica un'altra cosa, è un'altra cosa. Se la Chiesa predica un'altra cosa, è un'altra cosa. La Chiesa predica Cristo e Cristo crocifisso, dice San Paolo. Perché quella è stoltezza per chi, come dice il Vangelo di oggi, è di qua giù. Cioè chi ha i criteri mondani e anche i criteri religiosi, quella è assurdità. È scandalo per i giudei, scandalo per i religiosi che vivono una religiosità naturale, una religiosità che non conosce la misericordia vera, che non conosce il cielo, che non accetta i limiti dell'uomo. Tu ed io non crediamo, per questo siamo morti nei nostri peccati, per questo siamo morti, puzziamo. Un morto non può amare, un morto non può dare nulla, dà morte. Per questo tanti figli danno morte ai loro genitori, hanno morte dentro, il demonio li ha ingannati, sono ingiustizie che hanno fatto i loro genitori, che probabilmente hanno fatto anche molte ingiustizie, ma quello che è putrido è quello che c'è nel tuo cuore, quello che c'è nel mio cuore. Siamo morti nei nostri peccati. Perché? Perché non abbiamo, ancora non abbiamo creduto che il servo di Yahweh, il figlio di Dio, è io sono. È l'unica verità, è l'unica vita. E chi vive la vita del servo di Yahweh, che la vita cristiana non ce n'è altre. Si possono costruire ospedali, si possono fare cose stupende. Ma quello non è ancora il tratto caratteristico del cristiano. Quello viene dopo. Un ospedale costruito dal servo di Yahweh, una scuola, un dispensario costruito dal servo di Yahweh, cioè da chi si fa l'ultimo, veramente, per i peccatori, per i poveri, per gli ultimi. Tu non credi questo, non credi, non credi, non credi che l'unica forma per essere è stendere le braccia e dare la vita. Non lo credi, perché non hai mai avuto dentro io sono, non hai mai avuto, non abbiamo mai avuto dentro profondamente la vita, io sono Dio. Questo è il nome, rivelato a Mosè nel roveto ardente. In questo roveto ardente che sono le tentazioni, le passioni, che sono le ingiustizie, che è il posto di lavoro, che è la scuola. No, no, io sono. Cioè, uno che si fa uccidere non è. Quello è proprio un asino. Un asino, uno che si suicida, dice oggi la parola. Un suicida, e tu credi che Cristo è un suicida, e io non mi vado a suicidare appresso a lui. No, forse mi è piaciuta qualche parola, molte parole, mi hanno intenerito, la comunità cristiana, tante belle cose, ma io a mia suocera non la sopporto, io al mio parroco non lo sopporto, e non mi piego, non mi sottometto. Cioè, sottomettere in greco, non lo sappiamo? Sapete cosa vuol dire?
sottomettersi, come il figlio oggi appare nel Vangelo, si sottomette al padre, non fa niente da se stesso, solo dice quello che ascolta e fa solo quello che gli è gradito. E gli è gradito che cosa? La tua salvezza. Come possiamo uscire da questo? Come possiamo vivere una vita sottomessa, cioè consegnata, mettere sotto la protezione, sotto la garanzia, sotto la vita di chi è l'autore della vita, di io sono? Come possiamo? Accettando che l'abbiamo innalzato, accettando innanzitutto che l'abbiamo innalzato, scegliendo Barabba automaticamente abbiamo innalzato lui, abbiamo crocifisso lui, scegliendo Barabba tu crocifiggi a Cristo, capisci? Giudicando e insultando o soltanto uccidendo nel tuo cuore, cancellando nel tuo cuore quella persona, che sia la suocera o che sia chiunque, tu in quel stesso momento, anche se ti ha fatto del male, anche se ti ha fatto del male, perché Barabba ha lottato contro l'ingiustizia, ha lottato contro i romani, contro gli oppressori, bene, se fai questo metti Cristo a morte, bene, è vero, convertiti, convertiamoci, accettiamolo e confessiamolo, mettiamolo sulla croce veramente, cioè mettiamo i nostri peccati laddove lui, dove i nostri peccati già l'hanno innalzato, sulla croce. Confessiamoci, fratelli, confessiamo i nostri peccati, andiamo al sacerdote umilmente, da qui alla Pasqua, guardiamo bene la nostra vita, tutti gli aspetti, e confessiamo i nostri peccati. Allora sapremo che lui è, perché la sua vita verrà in noi, perché in quel momento lo sapremo, nel momento in cui avremo confessato e avremo incontrato la misericordia, l'utero misericordioso della Chiesa, della comunità cristiana, in un cammino serio di conversione. Questo non si può fare così, abbiamo bisogno di scoprire veramente che abbiamo scelto mille volte Barabba, e questa Quaresima è il cammino di fede che stiamo facendo, e che se non lo facciamo, facciamolo. Questo ci sta aiutando, illuminando, giorno dopo giorno, che non abbiamo questo spirito, non abbiamo lo spirito di io sono dentro. Bene, questo spirito viene a noi per mezzo del sacramento, per mezzo della predicazione, dell'ascolto, della parola e del sacramento che ci rigenera. La Pasqua è questo. La Pasqua è il battesimo. La Pasqua è essere immersi in io sono, perché l'uomo che non è, l'uomo che appartiene alla terra, venga distrutto e risorga l'uomo che è, la nuova creazione, la nuova creatura. In io sono, essere tu. Mentre tua suocera ti umilia, tu la ami, ti inginocchi davanti a lei, le dici che hai ragione, le chiedi perdono, la perdoni, ti umili veramente, e se non vuole, tu continui ad essere dolce. Questo non puoi, ma questa è la felicità, questo puoi soltanto se vedi veramente che hai innalzato a Cristo, che i tuoi peccati l'hanno ucciso, ma è risorto, quindi ti ha perdonato, quindi i tuoi peccati sono finiti, tu puoi ricevere la sua vita, la sua, io sono in Cristo. Non sono solo, mai, 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 faccio tutto quello che vuole Dio, faccio tutto quello che vuole il Padre, questo si compie in te, per cui tu, tutte le tue parole, tutti i tuoi gesti, tutto il tuo andare al lavoro, il tuo studio, qualsiasi cosa, il tuo uscire con la tua fidanzata, con i tuoi amici, sarà sempre con un unico e stesso obiettivo, fare la volontà di Dio, cioè che le persone si salvino, e questo significa prendere i loro peccati, come Cristo li prende ogni giorno i tuoi. Questa è avere vita, e vita eterna, risuscitare con Cristo la vita nuova, avere questo, essere io sono, cioè io sono in te che ti fa essere, questo è l'essere, amare sino alla fine, portando i peccati degli altri, offrendo la vita per il nemico. Buona giornata.